Bentornati su Recensioni per Scegliere. Oggi vediamo come creare un QR code per la vostra rete Wi-Fi. Quello che vedete stampato su questo foglio è un QR code. In pratica, con questo QR code potremo andare a raggiungere, ad esempio, un link o, come vedremo in questo tutorial, potremo andare a collegarci in automatico a una rete Wi-Fi. Prima di andare a vedere come fare a generare il vostro QR code per il collegamento alla vostra rete Wi-Fi, vi chiedo come al solito di mettere un mi piace sotto questo video per supportarmi e farmi crescere col canale. Iscrivetevi cliccando sul link qua sotto per non perdere tutti i video che andiamo a pubblicare ogni giorno su Recensioni per Scegliere. E qua sotto in descrizione, oltre al link dei prodotti di cui parliamo in questo video, trovate anche il link al mio canale Telegram dove vado a pubblicare offerte e buoni sconto per acquistare online. Ma ora andiamo subito a vedere come generare un codice QR della vostra rete Wi-Fi. Infatti vi sarà capitato magari di andare in un hotel e trovare un codice QR per effettuare il collegamento alla rete Wi-Fi della struttura. Il procedimento è molto semplice, ci basterà con il telefono iPhone o Android inquadrare con la fotocamera il codice QR e in automatico questo codice QR trasferirà i dati di nome rete Wi-Fi e password al nostro cellulare. In questo modo potremo quindi far collegare le persone facilmente a una rete Wi-Fi. Per quale motivo potrebbe essere utile realizzare un QR code all'interno della vostra abitazione? Il motivo è presto detto. Se avete già visto il video della rete Wi-Fi per gli ospiti, di cui vi lascio il link qua sopra nelle schede, potrete magari creare una rete Wi-Fi ospiti con il mesh di tenda, poi andare a creare un QR code come questo e quindi quando qualche amico o parente vi verrà a trovare, per farlo collegare alla vostra rete Wi-Fi semplicemente gli farete vedere questo codice QR, lui andrà ad inquadrarlo direttamente col suo cellulare e si connetterà automaticamente alla vostra rete Wi-Fi. Nel momento in cui andiamo a creare questo codice QR sarà sempre valido e non avrà mai scadenza. Ovviamente sarà necessario andare a cambiarlo, quindi a modificarlo, nel caso in cui la vostra rete Wi-Fi cambiasse nome o password. Per andare a creare un codice QR sarà necessario collegarsi a un sito internet di cui vi lascio il link qua sotto in descrizione, dove dovremo andare a inserire alcune informazioni della nostra rete Wi-Fi. Infatti dovremo sapere quale tipologia di autenticazione richiede questa rete Wi-Fi, quindi se il protocollo WAP o il protocollo WPA-WPA2. Ovviamente dovremo sapere il nome della rete Wi-Fi, considerando ovviamente lettere maiuscole e minuscole, perché dovremo andarlo a digitare nel modo corretto all'interno del sito internet che vi ho appena linkato, e poi dovremo andare a inserire anche la password, anche qui rispettando maiuscole, minuscole, eventuali numeri o segni. Una volta che abbiamo quindi compilato questi campi, ci basterà cliccare su genera codice e ci verrà fornito quindi un codice QR similare a questo, che potremo semplicemente andare a scaricare e stampare per poi mostrarlo appunto alle persone che vorranno collegarsi alla nostra rete Wi-Fi. Come vedete in questo momento io l'ho stampato molto grande, potrete andare magari anche a stamparlo più piccolo e volendo plastificarlo con una plastificatrice di cui vi lascio il link qua sopra se non avete ancora visto il video di quella che ho realizzato io, e potrete quindi avere anche voi il vostro codice QR personalizzato per far collegare magari i vostri amici e i parenti che vi vengono a trovare alla vostra rete Wi-Fi senza la necessità di dovergli fornire password, nome o altro, ma semplicemente facendogli inquadrare con la fotocamera del cellulare il codice QR. Come vedete quindi creare un QR code per la vostra rete Wi-Fi è veramente semplicissimo. Se avete delle domande potete lasciare un commento qua sotto, cerco sempre di rispondere a tutti. Fatemi sapere con un mi piace o un non mi piace cosa ne pensate di questi tutorial sulla rete Wi-Fi. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Per questo video con il codice QR per la rete Wi-Fi è tutto. Noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere. Ciao da Enrico!